Ha inizio il secondo quarto tra Porto Sant'Elpidio Colpiense e Giulianova Basket. Intanto vediamo le Colpiense che cerca di attaccare con Diego Torrese sotto canestro. C'è un raddoppio, però c'è Valasciani libero che scarica per Centanni. Poi Romani, il tiro da tre punti, il tiro corto. Fatica un po' a prendere il rimbalzo Giulianova, ma riesce comunque a prenderselo. E attacca con il capitano, il numero 8. Penetrazione. Poi lo scarico e perde la palla il numero 6. Però c'era un tocco evidentemente di un giocatore di Porto Sant'Elpidio, perché abbiamo visto Valasciani che si è buttato sulla palla. Intanto Diego Torresi lasciato libero, molto indeciso su questo, su questa azione. Infatti sbaglia il tiro e poi le due squadre si litigano il rimbalzo. L'arbitro vede che l'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia nera e quindi il possesso è per Porto Sant'Elpidio. Centanni a rimettere la palla per Valasciani, fuori per Romani, ancora Centanni, sfrutta il blocco di Romani, si arresta da due punti, il tiro da due punti. Grande blocco di Mirko Romani, che ha giocato perfettamente, ha creato perfettamente il gioco per Centanni, che poi con un palleggio di arretramento si è assestato e ha piazzato il canestro. Intanto riesce a passare in mezzo alla difesa il numero 8 e realizza due punti per Giulianova. Centanni ferma il palleggio, poi vede Romani in angolo. Romani cerca di guadagnare spazio sotto il canestro, si gira con forza, grande, realizza. Grande movimento con la mano sinistra, quasi un gancio che è andato a segno. Intanto tiro da tre di Gallerini, il tiro è molto corto e questo è un tiro forzato, se lo poteva giocare meglio. Comunque riparte Centanni per Romani e poi Boffini. Cambio di mano dietro la schiena che spiazza il suo difensore e poi passaggio no look del numero 10 per Valasciani. Veramente ottima azione da parte di Boffini. Grandissima azione di Francesco, che ha saltato due avversari e poi ha visto dal lato debole il taglio verso il canestro di Valasciani, lo ha servito subito e Marco ha segnato comodamente due punti. Intanto c'è stato un attacco di Giulianova che non si è concretizzato con un canestro. Palla Francesco Boffini, tiro da due punti. E come abbiamo visto anche contro la Poderosa, quando lui riesce a tirare con la mano in faccia riesce sempre a realizzare. Sì, oggi ha cercato nei primi minuti di più i compagni, giustamente ha messo in ritmo qualche compagno e adesso si è preso questo suo solito tiro da tre punti, e per lui segnarlo è una sicurezza. Torresi contro Pira, si gira, vede Romani, poi Centanni, 8 secondi al tiro, Centanni da 3 punti, tiro molto corto, recupera il rimbalzo, prova Valasciani e ricomincia il numero 5 di Porto Sant'Elpidio. Ancora Centanni con la palla, vede Valasciani, tiro da 3 punti, il tiro non va, poi Torresi prende il rimbalzo ma fallosamente e viene punito. No, anzi no, non è fallo di Torresi ma fallo di Pira. Ci è sembrato che l'arbitro avesse indicato il numero 4 di Porto Sant'Elpidio, ma invece avevo sbagliato. Intanto c'è un doppio cambio per Giulianova, esce il numero 4 e il numero 20 per dar posto al numero 10 Mennilli e Pastore. Recupera intanto la palla a Pira e poi c'è un fallo del numero 10 Francesco Boffini. Ricordiamo che se volete vedere la gara
potete visitare il sito www.twinsebastiani.it dove troverete anche le interviste e le immagini. Attacca Giulianova, cerca di penetrare il capitano di Giulianova e poi l'aggressività di Cent'anni si trasforma in un fallo. Cambio per Porto Sant'Elpidio. Esce Diego Torresi per il numero 18, Quartieri. Pastore pronto a rimettere la palla. Ancora Pastore. Poi palla dentro per Diener, che c'è stato un errore da parte di Porto Sant'Elpidio nella difesa che l'ha lasciato libero. Sì, una disattenzione su questo, sul pick and roll, che ha portato due giocatori in maglia colpidiense a difendere il giocatore con la palla e nessuno si è occupato del rollante dentro canestro, quindi sono arrivati due punti molto semplici. Intanto Romani cerca di sfondare la difesa avversaria con un canestro, con un tiro sotto il ferro, ma non ci riesce. Comunque ancora possesso Porto Sant'Elpidio con una rimessa in attacco. Buffini si prepara per rimettere la palla, la dà Quartieri, poi Cent'anni. Ferma il palleggio, vede Romani, tiro difficilissimo da parte sua, è stato anche fortunato, si è aiutato col tabellone. Sì, anche un po' di fortuna, ma nella pallacanestro ci vuole anche questo. Diener, sacripante, penetra, poi bravissima la difesa della colpidienza a chiudere, poi Valasciani, vede Buffini che vuole tirare a tre punti, ma poi ci ripensa e fa girare la palla, ancora Buffini. Cerca di penetrare, fa un tiro molto difficile, però poi bravissimo a prendere il rimbalzo il numero 31 di Porto Sant'Elpidio, andare su e prendersi il fallo. Due tiri per Valasciani. Sta crescendo molto Valasciani in queste prime partite, anche questa sera fino a questo momento ha preso un paio di rimbalzi, si è fatto trovare pronto anche in difesa nell'ultima azione, sporcando il possesso di Giulianova e favorendo il recupero della palla, e speriamo che continui così e che continui anche a crescere per dare un solido contributo alla stagione della colpidienza. Realizza il primo Valasciani. Due su due da parte sua, che si porta a più 10, 36-26. Ora c'è l'attacco di Giulianova con il numero 10, arresto e tiro, due punti. Bucato l'anticipo di Buffini, Mennilli è riuscito a segnare facilmente i due punti perché si era creato un grande spazio e non è arrivato rapidamente all'aiuto. Quartieri, vede Buffini che ha lasciato solo dalla linea dei tre punti, questa volta non riesce a realizzare. Attacca ora il numero 7 di Giulianova, cerca di ricevere Mennilli ma la palla va al numero 21 che sbaglia il passaggio. Grandissimo anticipo di Valasciani. Valasciani tenta un tiro da sotto che non va e poi c'è il fallo di Diener che non è d'accordo con l'arbitro sul rimbalzo.
cambio di decisione dell'arbitro. Fallo è stato dato a Boffini. Quindi possesso Giulianova. Mennilli per Diener. Poi il numero 4 cerca i compagni, trova il numero 21 che cerca di attaccare, poi passaggio dentro per il suo compagno che realizza due punti per Gloria. In attacco ora Porto Sant'Elpidio, Ballasciani, c'è una mischia in area e l'arbitro vede un fallo del numero 10, fallo di Mennilli. Intanto viene cambiato Boffini per Centanni. Si fa avere Ballasciani, poi Romani, ora Fabi. Tiro che sembrava da tre punti, invece è da due, comunque non riesce a concludere Fabi. E poi ora attacca il numero 21 che la scarica per Dier. Ottima finta da parte di Dier, che ha voluto tirare da tre punti, ma non è riuscito a raggiungere il fondo della retina. E poi si ferma il gioco con un fischio contro il numero 10 Mennilli. Ora l'arbitro va a dare spiegazioni al coach di Giulianova. Cambio per Giulianova, ora esce proprio Mennilli per Gallerini. Tenta i tre punti, i quartieri. Non va il tiro, si arrabbia con se stesso. Poi intanto attacca Giulianova con Gloria. Bravo Romagna a rimanere con le braccia alte e a stoppare il tiro. Riparte velocissimo Fabi, quartieri per Romani. Intanto ha recuperato la difesa avversaria. Centanni schiacciato per Romani. Ottima azione per le colpienze. Grandissimo Mirko Romani in difesa, in attacco, in difesa su Gloria, è riuscito a capire da subito le intenzioni del lungo avversario e lo ha stoppato, e poi in contropiede giocando il pick and roll con Centanni ha segnato due punti da 4-5 metri. Grande momento per Romani. Intanto su palla persa di Diener c'è stato un contropiede e con il quartiere, e poi Fabi che non è riuscito a tirare perché è scivolata la palla. Così chiede minuto il coach Francani. Secondo te che cosa vorrà dire ai suoi ragazzi? Ma il ritmo adesso è un po' sceso rispetto al primo quarto e Porto Sant'Elpidio forse in questo momento sta traendo vantaggio da questa situazione, perché Giulianova è diventata un po' più macchinosa in attacco e quindi l'allenatore vorrà sicuramente mettere a punto qualche schema e qualcosa che non sta funzionando a livello offensivo. Rientrano le squadre in campo. Pastore la rimessa.
Ora attacca il numero 7 che la dà ancora a Pastore e poi Papa. Pressing da parte di Vallasciani, però Mirko Romani poi commette fallo su Diener. Cambio per Porto San Trempiglio. Esce Vallasciani, entra De Leo. Rimessa in attacco per Giulianova. Si fa vedere Mennilli, no anzi Gallerini, che realizza con i tre punti e poi voleva che l'arbitro rifiscava anche il contatto che c'era. Intanto De Leo, c'è Romani sotto il canestro, passate a scavalcare la difesa per Quartieri, cerca l'uno contro uno, poi passaggio dentro per Romani che va su per tirare, deciso. Grande palla di Daniele Quartieri, ha battuto il suo avversario in uno contro uno e poi ha trovato in mezzo all'area Mirko Romani che si è conquistato due tiri liberi. Due tiri per Mirko Romani. Realizza il primo il capitano, vedremo se riuscirà a realizzare anche il secondo. Sbaglia il secondo, chiama lo schema Cianella, poi Pastore, Papa, dentro per Gallerini, cerca di non perdere l'equilibrio Quartieri. Poi lo scarico per Cianella che conclude con un canestro da tre punti, 36-39, ancora per Porto Sant'Elpidio e Giulianova che riesce ancora a restare dietro Porto Sant'Elpidio. Fabi a 10 secondi per tirare, Cent'anni per Romani, finta di penetrazione, poi il tiro molto corto, contropiede per Giulianova, sbaglia il tiro il numero 20 da tre punti e si spezza il ritmo della partita. Fabi, De Leo, Quartieri, cerca ancora l'uno contro uno, stavolta contro Diener, tira da tre punti, bellissima giocata da parte del numero 18. Ha cercato questo canestro, non era riuscito nei precedenti tentativi a concludere da tre punti e questa volta però è arrivato il canestro. Speriamo che si metta in ritmo anche offensivamente dal punto di vista realizzativo Daniele, perché fino adesso ha trovato bene i compagni con diversi assist, ma abbiamo bisogno anche dei suoi punti. Finisce così anche il secondo quarto della gara tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova Basket, con ancora Porto Sant'Elpidio che è in vantaggio sulla sua avversaria.